Wisi. Tutti i colori del mio balcone, senza rinunciare a clima accogliente e riparo dal vento. Con le vetrate Wisi basta un gesto. Apro al fresco, chiudo al caldo e mi godo i miei spazi. E con pioggia, vento, afa e rumori, ho chiuso. Con le vetrate Wisi in ogni stagione ho l'ambiente ideale. Goditi balconi, terrazze e spazi esterni. Scegli le vetrate Wisi. Se non è Wisi, non è una vetrata. Amici della Lega, buonasera e ben ritrovati dal centro sportivo Cinecittà Bettini. Sono i sedicesimi di finale di Coppa di Lega, in campo EASOMP contro Totti Wisi. Altro grande evento targato Lega Calcio A8 vuole andare avanti in questa competizione. La squadra di mister Carlo Cancellieri al comando della Serie A e con già la finale di Coppa Italia in tasca. Non sarà una sfida semplice per Moscardelli e compagni. Di fronte infatti l'EASOMP al comando del gruppo E di Serie A2, girone Sport City, e che dunque viaggia spiegata verso un posto in massima serie. Vediamo lo spettacolo di luci. Non c'è il recupero in extremis di Francesco Totti, personalità importanti comunque per il Totti Wisi, con mister Carlo Cancellieri che per questa gara ha chiamato Francisco Lima, lo ricorderete per i suoi trascorsi con la maglia della Roma in giallo-rosso dal 2001 al 2004, 88 presenze in campionato, 0 gol per lui, lui che arrivò dopo l'anno dello scudetto in giallo-rosso. Ma questa sera è un'altra storia, questa è Calcia 8, questi sono i sedicesimi di finale e ci attende un grande spettacolo tra le fila del Totti Wisi. Anche Giuseppe Giannini, il principe, lo storico capitano della Roma, partirà inizialmente dalla panchina a guidare l'attacco. Ci sarà come sempre Davide Moscardelli, capocannoniere stagionale del Wisi, subito titolare Francisco Lima, titolare anche Guglielmo Stendardo, per lui è la seconda presenza in questa Coppa di Lega, aveva fatto l'esordio proprio nel turno precedente contro il Procalcio Italia, quando arrivò una vittoria per 4-0 in favore della squadra di Cancellieri, gara tutt'altro che semplice quella in cui soprattutto nel primo tempo faticò tantissimo il Wisi, nella ripresa servì tutta la qualità e la velocità di Giuseppe Tabarini, uno degli uomini in più in questa seconda parte di stagione per il Wisi. Tutto pronto per l'inizio del match, già schierato sul terreno verde il Totti Wisi, foto di rito per l'EASOMP che per questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra, maglia rossa e calzoncini blu per la squadra di mister Moccia. Abbiamo già detto, stagione importante per l'EASOMP, miglior attacco e miglior difesa del girone E di Serie A2. Questa sera non vorrà sfigurare contro i grandi del Totti Wisi. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Fischio che arriva in questo momento, è dell'EASOMP il primo possesso del match. Macellari ricomincia all'indietro, accenna al pressing Davide Moscardelli, poi passaggio un po' rischioso verso il capitano in maglia 5, alla fine pallone che resta in gioco controllato dal numero 2 Esposito, che guadagna la rimessa laterale sul pressing di William Barbosa, altro esordio per il Totti Wisi. Lo ha detto mister Carlo Cancellieri, vuole sperimentare in queste ultime gare
soprattutto in vista della fase finale, in vista dei quarti di finale scudetto che vedranno impegnati la formazione oggi in bianco. Eccolo qui Francisco Lima, in Serie A ce lo ricordavamo esterno, terzino, quest'oggi proposto in difesa al fianco di Stendardo da mister Carlo Cancellieri. Recupera palla Lea Somp, pallone allargato sulla destra, ritorna Matozzo, può andare il numero 11 Frasca, poi il cross sul secondo palo, il colpo di testa ad allontanare Di Collorafi. E allora possesso Totti Wisi, Lima, un po' defilato Moscardelli, si sovrappone adesso Collorafi, riceve Moscardelli, una finta, subisce fallo e calcio di punizione per i Luisi. Lima, larghissimo Matozzo, riceve Collorafi, si muove Barbosa davanti, schierato al centro dell'attacco con Moscardelli inizialmente largo. Eccolo qui che prova a tagliare proprio il bomber, tocco di prima per Romondini, allontana la difesa in maglia rossa. Macellari prova il cambio gioco, la chiama a gran voce Vetrone, altro protagonista in positivo di questa stagione del Totti Wisi. Moscardelli, bellissimo l'aggancio, tenta l'uno contro uno Collorafi, torna da Moscardelli, lo prende il numero 8 Macellari, ricomincia però il Wisi. Stendardo, Collorafi, Lima, tutto nella propria metà campo adesso. Lea Somp, bella la sventagliata per Matozzo che controlla e calcia, si guadagna il primo calcio d'angolo della serata per il Wisi. Salgono le torri, sale chiaramente Guglielmo Stendardo, uno specialista, pallone all'interno dell'area, allontana proprio Macellari, tocco corto di Matozzo, prova ad approfittarne il numero 11 Frasca, bellissimo il pallone centrale verso il numero 10 Bianchini che viene steso da Vetrone, calcio di rigore per Lea Somp, anche se il direttore di gara indica il calcio di punizione dal limite dell'area, siamo proprio al confine. Si lamenta la panchina dell'Ea Somp, volevano il penalty, soltanto calcio di punizione. Ottima comunque la verticalizzazione verso Lorenzo Bianchini, da tenere d'occhio, capocannoniere dell'Ea Somp, 22 gol nel campionato di A2. Sarà proprio lui l'incaricato a battere questo calcio di punizione. Quattro uomini in barriera per Vetrone. Parte Bianchini, Moscardelli sulla linea, prezioso anche quando si tratta di difendere il bomber. Macellari sbaglia il tocco, regala la rimessa laterale al Totti Wisi, rimessa già battuta. Matozzo, si fa vedere Barbosa che smista verso Collorafi. Romondini, tocco morbido per Moscardelli, il controllo del 9 vince il rimpallo, calcia, grandissimo intervento del portiere Bernardini che con la mano devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo affidato a Romondini, pallone sul secondo palo, Stendardo, ancora Bernardini, grande intervento. Lo avevamo detto, Guglielmo Stendardo, specialista su questi palloni alti, e lo ha fatto vedere ancora Romondini, questa volta allontana la difesa dell'Ea Somp. Matozzo sul pressing di Bianchini, se la cava il Wisi, ancora Simone Matozzo, il controllo ricomincia da Collorafi, guarda la porta, calcia, prende in pieno Moscardelli, attenzione alla ripartenza dell'Ea Somp che può distendersi centralmente. La conclusione tentata da Falconieri, è Matozzo a deviare questo pallone.
Bianchini, attaccato da Collorafi, interviene anche Lima, finisce a terra, subisce fallo il brasiliano. Calcio di punizione Totti Wisi. Ha battuto in fretta la squadra di Cancellieri. Ho scoperto Lea Somp, che adesso torna con quasi tutti i suoi effettivi. Moscardelli, il doppio passo e il destro, pallone sballato. Invio lungo a cercare Bianchini, prova il grande aggancio. Prezioso il ritorno di Lima. Qualche problema intanto per Guglielmo Stendardo, si tocca forse il flessore della coscia sinistra, chiede il cambio, vediamo se sarà in grado di proseguire, si avvicina a mister Carlo Cancellieri che intanto dà indicazioni ai componenti della panchina. Si prepara proprio lui, il principe Giuseppe Giannini, capitano storico della Roma, esordio per lui nella Lega Calcio a 8. Eccolo qui, entra in campo al posto di Stendardo. Seguiamo intanto l'azione in diretta. Moscardelli riceve, viene chiuso dalla gabbia rossa dell'Ea Somp. Sulle indicazioni di mister Davide Moccia, che sicuramente potrà essere soddisfatto di questo avvio dei suoi. Ricordiamo, tra le due squadre c'è comunque una categoria di differenza, ma fin qui non sta sfigurando Lea Somp, che nel turno precedente ha battuto il Franco Picchiapolla Stella Azzurra, gara senza storia. Si posiziona in mezzo al campo il principe Giuseppe Giannini. Eccolo qui, tocco per Romondini che torna dal 10. Collorafi. Giannini. Ancora Romondini, tanta qualità in mezzo al campo adesso per il Wisi. Barbosa, bellissima l'imbucata per Collorafi. Deve un po' indietreggiare il numero 3. Giannini. Barbosa, viene fuori il numero 11. Prova il destro murato dal numero 11 Frasca. Rimessa laterale per il Wisi. Giannini. Romondini. Attende che qualche compagno si smarchi. Va da Moscardelli, tenuto molto bene dal capitano Cantisani. Sicuramente non sta sfigurando nemmeno lui nel duello con il capocannoniere della Serie A Imprendi Roma. Eccolo qui Cantisani, torna dal terzino destro in maglia 2. Bello il rinvio per Bianchini che prova a far correre Frasca, colpisce male. Vetrone per Lima. Si abbassa Giannini. In verticale da Moscardelli, la sponda verso Simone Matozzo. Moscardelli attende troppo, gliela porta via Frasca. 2 contro 3 per Lea Somp. Pallone allargato verso il numero 8 Macellari. Mancino dentro, Collorafi, prezioso anche lui. Calcio d'angolo per Lea Somp. Pronto Macellari, battuta a rientrare per lui, va sul primo palo, il legno colpito dalla formazione in maglia rossa, qui ha rischiato tanto il Totti Wisi sugli sviluppi del corner, attenzione però alla ripartenza guidata da Davide Moscardelli, lo ferma molto bene Pettinari, non è finita Barbosa. Romondini, Mancino in diagonale, conclusione insidiosa, pallone fuori non di molto. La risposta però De Luisi al palo colpito poco fa da Lea Somp. Rinvio lungo, lascia scorrere Lima. Giannini. Porta palla il numero 10. Verticale per Moscardelli, controllo a seguire.
Poi deve temporeggiare Moscardelli, trova ausilio in Colloraffie. Bella l'imbucata per Moscardelli, dentro e va fino in fondo, poi calcia quasi di punta, non c'è stata deviazione. I complimenti di Carlo Cancellieri al proprio attaccante, comunque volenteroso in questo avvio, non sta trovando tantissimi spazi. Chiaramente è il pericolo numero uno per la difesa dei rossoblù. Matozzo, Giannini, Barbosa sull'intervento in scivolata di Cantisani, se la cava Barbosa, poi gioca corto il Wisi, recupera subito il pallone con Colloraffi, apre per Matozzo il controllo, il mancino dentro, allontana ancora un attentissimo Cantisani. Colloraffi prende campo, calcia, conclusione murata. E allora con tutta calma può uscire Lea Somp, pallone in profondità, troppo in profondità per Frasca. Giannini, Romondini, Giannini verso Barbosa, attaccato illegalmente alle spalle, calcio di punizione per il Luisi. Sul pallone Davide Moscardelli. Si avvicina anche Giannini, vediamo cosa opterà la squadra di Cancellieri. Tre uomini in barriera per il portiere Bernardini. Anzi, quattro adesso. Va Moscardelli con il mancino potentissimo. Bernardini in due tempi. Tra gli applausi della panchina. Conclusione non precisissima quella di Moscardelli, ma sicuramente molto potente. Colloraffi. Giannini. Torna da Colloraffi. Giro palla difensiva adesso per il Wisi, tutto nella propria metà campo. Lea Somp, ultimo baluardo offensivo, e Bianchini, l'altro 10 intanto. Giannini se la cava verso Colloraffi. Romondini, Matozzo lascia a Barbosa, occupa l'area adesso Moscardelli, si sovrappone Barbosa che poi va da Moscardelli, azione un po' confusionaria, il pallone non è uscito. Macellari verso il numero 4 che chiama in causa Frasca, pallone allargato verso Esposito. Vallo, ancora Esposito, il cross murato da Fabrizio Romondini. Rimessa laterale lunga a cercare proprio Bianchini, contatto con Lima, tutto regolare. Moscardelli che prosegue largo a destra, posizione insolita per il numero 9, che sta agendo un po' in tutto il campo adesso. Moscardelli prova a mettersi in proprio, il dribbling passa due volte, poi viene steso da Vallo. Calcio di punizione per il Luisi, questa volta siamo dalla parte opposta. Gli serve un destro e infatti Barbosa sistema il pallone, il classe 78. Sempre 4 in barriera per Bernardini. Parte Barbosa, conclusione alta, non inquadra lo specchio della porta. Anche in questo caso è
è mancata un po' di precisione. Cantisani sul pressing di Da Silva e Romondini. Alla fine è caparbio Romondini nell'insistere, ma non guadagna. Comunque la rimessa. Giocatore di grande esperienza, Fabrizio Romondini, uno dei fedelissimi di questo Totti Wisi. Rimessa laterale, Frasca anticipato da Matozzo, anzi si trattava del numero 8, Macellari, non di Frasca. Guadagna comunque la rimessa. Adesso giocherà anche un po' con il cronometro Lea Somp. Battuta lunghissima dentro, tutto solo qui Morelli. Se la ritrova lì Vetrone, ma che occasione per Lea Somp. Lasciato solissimo il numero 13. E chiaramente adesso si sente la mancanza di Guglielmo Stendardo lì dietro, soprattutto su questi palloni alti, sui calci d'angolo. Lo abbiamo visto anche in fase offensiva, quando ha sfiorato il gol ad inizio primo tempo, proprio con un grande stacco di testa. Qui guadagna la rimessa il Luisi su un errore in fase di impostazione delle Assomp. Con l'Orafi. Matozzo. Vicino c'è Giannini. Moscardelli prova la sua classica giocata, non in bocca. Morelli. E poi si trascina anche il pallone fuori. Altra rimessa per il Luisi. Atteso dalla finalissima di Coppa Italia contro il Laurentino. Laurentino che scenderà in campo più tardi alle ore 22, sempre per i sedicesimi di finale di Coppa di Lega contro il Wolves. Matozzo lascia Giannini. Romondini defilato a sinistra, si fa vedere Da Silva, chiuso all'ottimo intervento del numero 8 Macellari, prezioso in entrambe le fasi di gioco. Allontana qui la difesa delle Assomp. Giannini lascia Matozzo, a spazio per la conclusione che vale il vantaggio del Totti Wisi. Ha segnato Simone Matozzo, 1-0. Anche per lui stagione importante, si è fatto sempre trovare pronto, soprattutto nei momenti più complessi della stagione per il Wisi. È un momento complesso, poteva essere questo, ma è arrivata la firma del numero 20 a sbloccare questo sedicesimo di finale di Coppa di Lega, che poteva farsi arduo per il Totti Wisi. Si attende adesso la risposta dei ragazzi di Mister Moccia, recupera però Romondini. Tra i complimenti ancora di Cancellieri. Esce bene qui il Wisi, Lima. Lo scatto di Barbosa in avanti. Con l'Orafi. Romondini, testa alta, pallone per Moscardelli, ottima la chiusura ancora di Macellari e poi la rimessa laterale. Lima. Diceva adesso Romondini, lungolinea per Giannini. Avanza il numero 10, pallone per Moscardelli, protezione della sfera, triplicato adesso il numero 9. Matozzo ci riprova col mancino, questa volta lo mura, un ottimo Macellari. Poi guida la ripartenza, il contatto con Lima. Alza le mani il brasiliano, dice di no.
ed è dello stesso avviso il direttore di gara. Si prosegue a giocare. Colorafi. Chiama in causa Lima dall'altra parte. Si abbassa Matozzo, pallone rischioso quello di Lima, intercetta infatti Lea Somp con Macellari che viene fermato irregolarmente dal classe 2001 Emanuele Colorafi, altro giovane interessante lanciato quest'anno da Luisi. Su tutti possiamo citare sicuramente Edoardo Del Moro, terzino classe 2003, assente questa sera, 7 gol in campionato per lui. Attenzione a Lea Somp con questa conclusione di destro tentata da Simone Orru, pallone alto. A proposito di assenze per il Luisi, pesa quella di Lorenzo Silvagni, sicuramente in lizza per la palma di uomo dell'anno del Luisi, stagione stratosferica la sua. Colpo di testa direttamente tra i piedi di Romondini, alza per Da Silva, la mette giù molto bene, l'uno contro uno, il cross sul secondo palo, allontana in spaccata Pettinari, decisivo l'anticipare Davide Moscardelli. Giannini ha dato comunque ordine in mezzo al campo, il principe anticipato qui da Silva. Adesso Giannini lo vediamo anche in fase di ripiegamento. Retropassaggio un po' rischioso quello di Braccini, il rinvio lungo di Bernardini direttamente dal collega dall'altra parte. Colorafi ricomincia da Lima, gara ordinata anche quella di Francisco Lima, che sicuramente ha messo in campo tutta la propria esperienza. Che si guadagna intanto il calcio di punizione William Da Silva. Pronto Romondini. Giannini riceve spalle alla porta, duplicato il principe, esce con qualità Colorafi. Ora verso Giannini che lascia passare, non ci sono maglie bianche dall'altra parte, deve impegnarsi Moscardelli che prova la grande giocata. Si trascina il pallone fuori regalando la rimessa a Lea Somp. Poi il time out chiamato proprio dalla squadra di mister Davide Moccia, che vorrà un po' riordinare le idee. Conduce 1-0 il Totti Wisi, decide fin qui la rete col mancino di Simone Matozzo. Rientra in panchina anche il Totti Wisi, vediamo le indicazioni di mister Carlo Cancellieri soprattutto a William Da Silva. Curiosa la scelta del tecnico di schierare il numero 11 al centro dell'attacco con Davide Moscardelli a fargli da spalla, leggermente defilato sugli esterni. Fin qui chiaramente sta premiando la scelta del mister, anche perché conduce fin qui il Totti Wisi. Dall'altra parte mister Moccia potrà essere comunque soddisfatto di questo primo tempo dell'Lea Somp, che ha avuto diverse occasioni da gol, soprattutto il calcio di punizione di Lorenzo Bianchini salvato sulla linea da Davide Moscardelli e anche il colpo di testa di Alessio Morelli tutto solo all'interno dell'area di rigore. Non è riuscito a tradurre in gol il calcio d'angolo. C'è ancora tempo chiaramente per la squadra in maglia rossa alla ricerca del pareggio. Ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari, un'eventualità questa che vuole scongiurare il Totti Wisi. È tutto pronto, si può ripartire con questa rimessa laterale in favore dell'Lea Somp. Quando siamo al 25esimo minuto si attende l'entità del recupero, pallone lungo per Da Silva anticipato il colpo di testa di Esposito,
Poi pallone un po' rischioso, se la cava bene però Pettinari sul pressing di Moscardelli. E a Somp che può mantenere questo possesso. Un po' spaccata adesso la squadra di Moccia. Falconieri torna da Cantisani. Lancio all'interno dell'area di rigore con l'Orafi di testa. Moscardelli. Romondini da Collorafi, si torna da Moscardelli, esce alla grande il Totti Wisi, applausi della panchina, da Silva, Moscardelli, a destra c'è Collorafi, servito adesso, pallone un po' impreciso, quello di Romondini, proprio sul duplice fischio. Si va a riposo con il Wisi avanti 1-0 e noi ci sentiamo per il secondo tempo. Eccoci rientrati in diretta dal circolo sportivo Cinecittà Bettini, sedicesimi di finale di Coppa di Lega, in campo Totti Wisi contro Ea Somp, conduce proprio il Totti Wisi grazie alla rete di Simone Matozzo, inizia adesso la ripresa con il possesso proprio in favore della squadra di Carlo Cancellieri. Nel primo tempo ha dovuto rinunciare anche a Guglielmo Stendardo, per lui problemino fisico, al suo posto è entrato Giuseppe Giannini, il principe, e di certo non sta sfigurando Romondini. Sale Matozzo a sinistra, eccolo qui Giannini, Romondini subito per da Silva. Romondini, Matozzo torna dal 18, pallone morbido verso Moscardelli, sempre tallonato da Capitan Cantisani. Qui guadagna il fallo Lea Somp. Ottimo primo tempo per la capolista del girone E di Serie A2.
Ricomincia qui Macellari, giro palla difensivo per i rossi. Morelli deve ricominciare dal numero 9, Braccini, dentro per Bianchini, duello con Lima, riesce a calciare, lo mura Lima, non è finita, attenzione all'Ea Somp con il destro di Braccini, si immola qui la difesa del Wisi. Grande occasione per l'Ea Somp. Morelli, adesso è galvanizzata la squadra di Mister Moccia. Attenzione al destro da fuori, conclusione velleitaria quella di Esposito, nessun problema per Vetrone. Pronto al rinvio il portiere del Wisi, poi Romondini per Matozzo. Protegge il pallone il numero 20, Giannini. Torna da Romondini, morbido verso Moscardelli che lascia passare l'uscita tempestiva di Andrea Bernardini. Pallone in gioco, può proseguire l'Ea Somp. Bianchini, duello con Collorafi. Prova ad allargare il gioco, pallone troppo profondo per Morelli. Lima. Si abbassa Giannini che torna proprio da Francisco Lima. Collorafi. Sale sulla destra. Matozzo ricomincia da Romondini, cambia gioco alla grande Fabrizio Romondini, si fa vedere poi in zona tre quarti il numero 18, ricomincia da Silva. Giannini, cerchio centrale del campo, tocco per Moscardelli con il tacco verso da Silva, si chiude bene la difesa dell'Ea Somp, ma c'è comunque Romondini che la rimette sul secondo per Moscardelli che non riesce a trovare la via della rete. Ottima azione comunque del Luisi. Falconieri è costretto a ricominciare. Si torna poi dal numero 6. Largo c'è Morelli. Servito adesso il numero 13. C'è però la chiusura di Davide Moscardelli. Da Silva se la va a riprendere da solo. Fa la lotta il numero 11. Destro! Pallone fuori. Non di moltissimo, ma è rimasto a terra Stefano Falconieri nel duello precedente con William Barbosa da Silva. Sembrerebbe una botta al ginocchio per il numero 6, ancora a terra dolorante. Chiede il cambio addirittura. Pronto il numero 4, Gennaro Vallo. Approfitta mister Carlo Cancellieri per scambiare alcune idee, alcune parole con la panchina, in particolare con Guglielmo Stendardo. Sfortunata la gara del difensore ex Lazio e Juventus, è durata nemmeno 5 minuti per via del problema muscolare che l'ha colpito. Chiaramente lì dietro ne ha di alternative mister Carlo Cancellieri. Questa sera sono assenti anche tre baluardi della retroguardia del Wisi come Francesco Nardi, ma anche lo stesso Del Moro ed Escudero, i tre che hanno rappresentato l'ossatura principale del Wisi in questa stagione fin qui molto molto importante per la squadra di mister Carlo Cancellieri, in corsa in tutte e tre le competizioni e attesa al ritorno della Serie A dalla sfida molto complicata contro l'Atletico Whisper, un Atletico Whisper lanciatissimo in zona playoff. Tanto molto dolorante Stefano Falconieri, vediamo, esce scortato il numero 6.
pronto a riprendere il gioco. Si ripartirà con la rimessa dal fondo affidata a Bernardini. Cantisani. Pallone un po' complicato per il compagno, poi Morelli ricomincia proprio dal capitano. Chiede il giro palla, mister Moccia predica calma, invece va a lungo il portiere delle Asomp, riconquista il pallone Luisi, allarga le braccia, infatti mister Moccia voleva una gestione diversa di questo pallone. Romondini, Lima, accenna al pressing Orru, se la cava bene Luisi. Preciso il pallone di vetrone per Da Silva, la sponda verso Giannini, Matozzo subito ad allargare il gioco per Moscardelli che ricomincia, Da Silva si torna dal 9, Romondini, Da Silva, protezione del pallone per il numero 11 che poi prova l'imbucata, erano troppe però le maglie rosse nei paraggi con Lea Somp che si guadagna anche la rimessa laterale già battuta per Lorenzo Bianchini, passa in qualche modo il numero 10, bellissimo il corridoio per Orru, altrettanto bello l'intervento di Matozzo, attento anche in fase difensiva. Giannini, Da Silva, spalle alla porta, ricomincia da Lima, Colorafi. Pallone un po' a metà strada, infatti spazza via il portiere Bernardini, non senza apprensioni perché c'era Da Silva nei paraggi pronto a rubare questo pallone. Attenzione a Matozzo, ci può riprovare, il pallone sibila vicino al palo, grande occasione ancora per Matozzo, mancino caldo per lui questa sera. Invio di Bernardini, cercare il compagno in maglia 9 che in qualche modo passa, si trattava di Edoardo Braccini, decisiva ancora la copertura di Simone Matozzo che praticamente è ovunque questa sera, trasforma l'azione in offensiva, poi forse esausto da questa cavalcata, sbaglia la dose del passaggio per Davide Moscardelli. E altro rinvio per Andrea Bernardini. Ricordiamo a seguire anche la sfida in diretta dell'Aurentino. Attenzione perché passa questo pallone lungo. Deve intervenire all'ultimo Francisco Lima. Rimessa laterale per Lea Somp. Altro duello tra Bianchini e Lima. Poi si inserisce Orru che calcia col mancino. Pallone alto. Ottima azione però per Lea Somp. Dicevamo a seguire protagonista anche il Laurentino di mister Massimiliano Ferretti, Laurentino che in campionato tallona proprio il Totti Wisi, le due squadre che si giocheranno il primo posto della regular season. Romondini, lo scatto in profondità di Da Silva, un po' defilato il numero 11, uno contro uno con Cantisani, prova il gioco di suola, non imbocca Cantisani, poi è prezioso il raddoppio. Matozzo cambia gioco per Colorafi, si ripropone in mezzo al campo Matozzo, sfera un po' a metà strada, capisce tutto Morelli, poi viene sgambettato dallo stesso Matozzo, vediamo se è in arrivo anche un cartellino giallo o no. Calcio di punizione. Morelli. Uno sguardo all'interno dell'area di rigore. Cross sul secondo palo. Profondo per tutti. Colorafi.
Invio lungo di Vetrone, colpo di testa di Gianluca Cantisani, poi il colpo di tacco di Bianchini, cercava l'inserimento del compagno all'interno dell'area di rigore che poi viene spinto alle spalle da Colorafi, tutto regolare a giudizio del direttore di gara, siamo già dall'altra parte, Moscardelli viene incontro in scivolata, ci prova in qualche modo Vallo e il fallo è di Davide Moscardelli che si lamenta della decisione dell'arbitro, irremovibile. Pallone in profondità ancora verso Bianchini, solito duello con Lima, ancora una volta finisce a terra, questa volta non c'è assolutamente nulla, Moscardelli riesce la magia, punta alla porta Davide Moscardelli con il destro, grande intervento di Bernardini sul primo palo, ancora decisivo il portiere, calcio d'angolo per il Luisi. Adesso cerca il raddoppio la squadra di Cancellieri. Calcio d'angolo battuto da Romondini, battuta ad uscire, Moscardelli stacca di testa, pallone alto. Rinvio lungo di Bernardini, sfera che scavalca tutti e arriva a Vetrone che fa muovere subito Giuseppe Giannini. Vuole l'imbucata dentro Cancellieri, Giannini va da Colorafi che sale a destra, rientra il numero 3 dentro per Moscardelli anticipato, può ripartire Lea Somp, non con troppa convinzione la squadra di mister Moccia che infatti perde il possesso del pallone da Silva, il triangolo con Matozzo, poi l'imbucata per Moscardelli, l'uscita di Andrea Bernardini. Pallone allargata a sinistra adesso per la squadra di maglia rossa, cross sul secondo palo, stacca Lima, attentissimo. Anche elegante poi per Matozzo, si prende forse qualche rischio, perde palla infatti il Wisi, cross all'interno dell'area, la girata tentata da Falconieri, pallone fuori. Ha rischiato qualcosina qui il Totti Wisi, che ha perso un pallone sanguinoso a ridosso dell'area di rigore. Moscardelli frena il numero 9, lascia Giannini. Romondini larghissimo adesso da Silva. Matozzo. Giannini. Ancora per Matozzo in diagonale, allontana la difesa, non aveva colpito benissimo Simone Matozzo. Ennesimo duello qui tra Bianchini e Lima, se la cava bene il numero 10 che fa respirare i suoi. Morelli cambia gioco, pallone profondo per tutti, rimessa laterale per il Totti Wisi. Lima si abbassa adesso Giannini, lancio in profondità per Da Silva, è velocissimo il numero 11, altrettanto veloce però Capitan Cantisani, prova veramente autorevole quella del numero 5 su quest'ottima imbucata di Giannini. Romondini, eccolo qui Giuseppe Giannini, per un attimo pensa al destro, poi preferisce andare da Moscardelli, altro anticipo della difesa dell'Ea Somp, c'è ancora Giannini però per il Luisi, tutto di prima il numero 10, Moscardelli un po' defilato, prova l'uno contro uno, ancora Moscardelli, le finte, Romondini ha spazio per il destro, lo prova sulla traiettoria però, Ballo. Da Silva, non si intende con Moscardelli, si sono invertite le posizioni adesso i due, con Moscardelli che è tornato un po' più centrale,
Morelli. Qui non aggancia il numero 14 alle sue spalle, però c'è il compagno in maglia 8. Si tratta di Macellari. Non colpisce benissimo, nessun problema per Vetrone. Colorafi. Sale il numero 3, lascia da Silva, lo scatto di Moscardelli, ma Tozzo preferisce tornare da Colorafi, sovrapposizione di da Silva, Colorafi, Mancino, lo mura ancora a Vallo. Poi può uscire Lea Somp con quest'ottima giocata di Riccardo Torri, che si guadagna questo calcio di punizione. Morelli. Cantisani allarga, Moscardelli è sulla linea di passaggio, rimessa è a Somp con Pentinari che chiama in causa Bianchini, 1 contro 3, riesce ad allargare per Morelli, la ruleta di Morelli, Mancino, e c'è il gol incredibile dell'Ea Somp, ha segnato Alessio Morelli, è 1-1. Gol di pregevolissima fattura, quello di Andrea Morelli che già nel primo tempo aveva sfiorato il vantaggio con un colpo di testa. Questa volta la percussione tutta di qualità è efficace. Non irreprensibile Vetrone, ma erano tante le maglie di fronte a lui, non ha visto partire questa conclusione che vale l'1-1. Giannini allarga per Matozzo, Romondini la chiama da Silva dall'altra parte, Cantisani attentissimo mette in fallo laterale. Romondini, da Silva, ricomincia da Fabrizio Romondini, cross per Moscardelli, chi c'è? Cantisani. Ancora una volta ad anticipare il numero 9 del Luisi. Gara da leader vero la sua. Matozzo. Mancino allontana Pettinari. Mette ordine poi Giannini. Si muove Moscardelli. Riceve adesso il bomber triplicato. Romondini morbido. Passaggio di ritorno per Moscardelli, un po' defilato, finisce a terra, nessun problema, può uscire Lea Somp con Pettinari, scatta Torri a destra, pallone per Bianchini, ottimo l'aggancio, servito adesso Torri, ma Tozzo capisce tutto. Adesso attenzione alla ripartenza, un po' scoperto Lea Somp, da Silva, Moscardelli, Mancino, grande intervento del portiere due volte e poi da Silva non riesce a tradurre in rete, qui si salva Lea Somp, ancora una volta protagonista Andrea Bernardini. Attenzione al destro, la deviazione del numero 10 sotto porta che non riesce a trovare il gol del vantaggio. Che occasione per Lorenzo Bianchini, partita bellissima adesso da Silva, qui sciupa perché c'era Moscardelli tutto solo dall'altra parte. Poi chiamano il time out quelli della panchina dell'Ea Somp, rinvio lungo, esce Vetrone, impresa alta. 45 sul cronometro, 5 più recupero, poi se non succederà nulla saranno calci di rigore. Qui Davide Moscardelli ci prova con il destro, pallone sballato e poi il time out chiamato proprio dalla panchina dell'Ea Somp. Chiaramente sarà un finale tutto da vivere per i ragazzi di Davide Moccia che hanno trovato il pareggio con Morelli e poco fa hanno rischiato di mettere la freccia con la grande occasione capitata sui piedi di Lorenzo Bianchini, lo avevamo detto, poteva essere uno degli uomini più pericolosi dell'Ea Somp e di fatto è stato così perché i compagni cercano costantemente il loro numero 10 e fin qui la scelta sta premiando. A colloquio con Mister Mocce, ragazzi in maglia rossa, anche Cancellieri prova a dare le ultime indicazioni per questo finale.
parla soprattutto con Da Silva e con Giannini, i due uomini con maggiore esperienza in campo. Dialogo corto, quello del Totti Wisi con i ragazzi in maglia bianca già tornati in campo. Chiaramente sono ancora a colloquio quelli dell'EA Somp, che non vogliono buttare via questa opportunità. Vogliono proseguire questa favola chiamata Coppa di Lega e ripetere, perché no, il cammino che lo scorso anno fece l'Alba Roma quando riuscì ad eliminare l'allora Totti Sporting Club. Pronto a ripartire il gioco, 3 più recupero al termine del match. Si ripartirà con il rinvio di Bernardini. Rinvio sballato, allarga le braccia mister Moccia, anche in questo caso voleva una gestione diversa. Giannini, tutto solo Matozzi in mezzo al campo, riceve adesso, prova ad andarlo a pressare Mortellaro, se la cava però il Luisi. Pallone lunghissimo qui per Da Silva, cenno d'intesa con Romondini, ma qui chance sprecata per la squadra di Cancellieri. Morelli, pallone corto verso il numero 11 Frasca, che perde il pallone, poi Giannini, Romondini, torna dal 10, dialogano i due. Indemoniato adesso Lea Somp, pressing asfissiante quello dei rossi, che si guadagnano la rimessa. Bianchini, cross dentro, e qui grandissimo Davide Moscardelli che salva il Totti Wisi, era pronto a concludere Simone Frasca. Preziosissimo Moscardelli, ancora su una grande invenzione di Bianchini. Calcio d'angolo per Lea Somp, battuta sul primo palo. L'ultimo a toccare è stato un giocatore in maglia rossa, rimessa laterale per il Wisi. Lima, alla fine ne esce un cambio gioco impossibile però per Colorafi agganciare questo pallone. Rimessa laterale per Lea Somp. Lima in anticipo su Bianchini, altra rimessa per la squadra di mister Moccia. Bianchini, cercato sempre lui, se la cava qui la difesa del Wisi con Matozzo, in qualche modo mantiene vivo questo pallone. Giannini, Colorafi, si abbassa Matozzo, riceve adesso all'interno dell'area, c'è Moscardelli, riceve Colorafi, non trova sbocchi però per il cross. Giannini, Romondini, ancora Matozzo, controlla, seguire, perde palla, ripartenza dell'Ea Somp, 2 contro 1, attenzione a Frasca, 1 contro 1 con Lima. Frasca la in due tempi, Vetrone che non si è fidato della presa, ma è stata comunque efficace la sua parata. Anche qui ha sciupato tantissimo Lea Somp sul 2 contro 1. Giannini, che ha provato ad allargare il gioco, prova ad impegnarsi Moscardelli, che chiaramente non può raggiungere la sfera. Rimessa laterale per Lea Somp. Saranno 3 i minuti di recupero. 1-1 il parziale. Qui Lima torna da Vetrone che spazza via Moscardelli. Il duello con Morelli, commette fallo quest'ultimo. Calcio di punizione per il Wisi. Vediamo se cercherà un pallone dentro Fabrizio Romondini. Manca il peso offensivo di Guglielmo Stendardo. Scocca ora il 50esimo.
Romondini morbido sul secondo palo, l'uscita di Bernardini, poi Collorafi si accontenta della rimessa, si fa vedere Giannini, diceva adesso il 10, Collorafi prova il cross, Murato, altra rimessa con le mani, Matozzo torna da Collorafi, Lima apre il gioco per Romondini, Vetrone, Collorafi, uno sguardo in avanti, pallone un po' impreciso per Da Silva che comunque ci arriva, Romondini, Giannini lascia a Matozzo, Da Silva gioca corto e rapido adesso il Luisi, Collorafi, si muove Matozzo, servito adesso, anticipato però da Morelli, attenzione alla ripartenza dell'Easomp, un po' scoperto il Luisi, eccolo qui Morelli, autore del gol del pareggio, Collorafi, grande intervento in scivolata, poi torna in campo Lorenzo Bianchini, che chiaramente potrà essere prezioso anche in caso di calci di rigore. La battuta con le mani, l'uscita di Vetrone, poi Giannini guida lui la ripartenza, l'apertura precisissima per Moscardelli, dentro c'è Da Silva, tocco impreciso di Moscardelli, ne approfitta Morelli, ha corso tantissimo anche Morelli. Da Silva, Matozzo, Romondini, zona tiro, Murato, poi commette fallo, frana addosso a Davide Macellari e poi il duplice fischio del direttore di gara, finisce 1-1 questo sedicesimo di finale di Coppa di Lega, si deciderà tutto ai calci di rigore. Eccoci rientrati in diretta dal Cinecittà Bettini, si deciderà dunque ai calci di rigore questo sedicesimo di finale di Coppa di Lega tra Easomp e Totti Wisi che era andato in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Simone Matozzo, nella ripresa è arrivato il pareggio firmato Alessio Morelli, 1-1 dunque nei 50 minuti regolamentari e adesso tutto si deciderà nella lotteria dei penalty, occhi puntati chiaramente sui due portieri, ma anche sui tiratori, non mancano al Totti Wisi, a cominciare chiaramente da
Giuseppe Giannini fino a Moscardelli, Romondini, Matozzo, insomma la qualità non manca a mister Carlo Cancellieri, non manca neppure a mister Davide Moccia. Veramente partita sontuosa quella del suo EASOMP che si sta giocando gli ottavi di finale di Coppa di Lega, ricordiamo club di serie A2, vicinissimo ad un'impresa, ma prima ci saranno i calci di rigore. Sorrisi sul volto di mister Carlo Cancellieri, c'è tanta tranquillità in panchina nel Totti Wisi, lo ha detto più volte il tecnico, l'obiettivo principale resta riportare il Wisi in vetta alla Serie A, ma chiaramente anche in questa Coppa di Lega non vorrà sfigurare la compagine in maglia bianca questa sera. Vediamo quale delle due formazioni batterà per prima. Si siede in panchina per un po' di riposo Giuseppe Giannini. Partita sontuosa anche la sua, dato tanta tranquillità, tanta qualità, soprattutto alla manovra del Wisi. Vediamo se sarà protagonista anche in questi calci di rigore. Lui che di rigori pesanti ne ha battuti in carriera. Il 5 tra i due portieri, tra Vetrone e Bernardini, passerà molto dalle loro mani per le due squadre. Sarà l'EASOMP a battere il primo calcio di rigore sul pallone. Davide Macellari con il numero 8. Va Macellari, tocca ma non basta Vetrone che si dispera, va avanti l'EASOMP. Aveva intuito il portiere del Wisi che non è riuscito a dare la forza giusta per deviare in maniera decisiva questo pallone. E adesso tocca l'autore del gol del vantaggio, Simone Matozzo. Parte Matozzo, spiazza Bernardini, la pareggia il Wisi, è 2-2. E adesso è la volta di Simone Frasca, attaccante, classe 1992. Proverà a riportare avanti l'EASOMP. Parte Frasca, Vetrone col miracolo, dice di no. Questa volta ha intuito alla grande il portiere del Wisi, che ha capito l'angolo, poi non ha dovuto fare nulla di più. Non era potentissima la conclusione di Frasca, ne ha approfittato il portierone del Wisi, portato proprio da mister Carlo Cancellieri, stagione importante la sua. È il turno adesso di Davide Moscardelli per riportare in vantaggio il Wisi. Va Moscardelli con il mancino, spiazza ancora Bernardini, 3-2 Wisi. Non può sbagliare adesso l'EASOMP, è pronto Braccini. Ancora una volta nel duello con Marco Vetrone. Va Braccini, spiazza il portiere del Wisi, è 3-3. Un errore per l'EASOMP, quello di Simone Frasca. Terzo rigore per il Wisi, pronto da Silva. Parte il numero 11, da Silva, gran calcio di rigore, torna avanti il Wisi, siamo sul 4-3 per la squadra di mister Carlo Cancellieri. Comunque andrà a finire, comunque grande prestazione, grande serata per l'EASOMP che è ancora in vita, non può sbagliare, va con il numero 2 che spara altissimo, si tratta di Stefano Esposito.
E adesso l'ultimo calcio di rigore, quello decisivo. E chiaramente va a lui il principe Giuseppe Giannini. Nella sfida con Andrea Bernardini. Parte Giannini Bernardini, grande intervento. Si complimenta con lui Giannini e fa bene, perché veramente qui ha dato prova di grande talento il portiere dell'Ea Somp. E adesso chance per il pareggio per la squadra di Mister Moccia. Siamo 4-3 per i Luisi. Sul pallone Lorenzo Bianchini. Bianchini spiazza anche lui Vetrone, 4-4. Tocca adesso a Francisco Lima, altro esordio nella Lega Calcio a 8. Gara diligente la sua. Parte Lima con il mancino e c'è il gol, 5-4 per il Wisi. È un gol che vale gli ottavi di finale per la squadra di Mister Carlo Cancellieri, che batte 5-4 un grande Ea Somp e prosegue il viaggio in questa sua Coppa di Lega. E dal circolo Cinecittà Bettini è dunque tutto. Vince ai calci di rigore il Totti Wisi, che dunque va avanti in Coppa di Lega ai danni dell'Ea Somp. Ed è veramente tutto. Noi vi auguriamo una buona serata.